Taglio del Nastro al Parco Avventura Postiglione. Il Parco Avventura alle porte del Parco Nazionale del Cilento. A dare via al turismo outdoor e ai giochi sospesi in aria tra gli alberi, i rappresentanti istituzionali della Regione Campania con il Presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone, della Provincia di Salerno con il Consigliere Provinciale Delegato al Turismo, Pasquale Sorrentino, e il Vicepresidente Giovanni Guzzo, dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano ed Alburni, con il rappresentante Francesco Bellomo, del Comune di Postiglione con il Sindaco Carmine Cennamo e della Cooperativa Alburni Futuro. Ero curioso di vedere questo bellissimo luogo all'inizio proprio del Parco del Cilento e del Comune di Postiglione, un'oasi di verde bellissima che è stata attrezzata con i fondi del PSR, del piano di sviluppo rurale della vecchia programmazione. Sono state realizzate delle strutture, c'è una cooperativa che gestirà nella fase di start-up, di avvio per qualche anno quest'area, sperando che da questa gestione possa essere anche ricavato lavoro stabile per il futuro. Però la cosa importante è consegnare ai cittadini la possibilità, non soltanto di Postiglione, i cittadini dell'area e anche quelli che possono venire da fuori, di fruire di un'area bellissima, un polmone naturale di aria pura, di bellissimo verde e la possibilità di fare picnic, di fare attività sportive, di attività all'aria aperta, è quello che noi dobbiamo fare. Dopodiché bisogna collegare queste attività e queste iniziative a metterle in rete con altre cose. Un luogo di divertimento, ma anche di sport e turismo outdoor, esteso su una superficie di 4 ettari di bosco, immersi nell'antico bosco di Sant'Angelo, realizzato grazie ai fondi PSR della Regione Campania e gestito da decine di famiglie e giovani della cooperativa Alburni Futuro. Siamo a 2 minuti dallo svincolo, è un bosco bellissimo, stiamo parlando di, abbiamo 400 ettari alle spalle, compreso i 5 che sono qui del parco. È un qualcosa che il Comune di Postiglione ha sempre creduto, è stato un lungo parto, poi finalmente questo parto è venuto fuori, crede perché crede nella possibilità di sviluppo e crede di poter fare in sinergia con le attività, quelle bellezze che sono all'interno del proprio territorio, fare sinergia, far conoscere queste belle realtà, la Grotta di Sant'Elia, la nostra montagna, il nostro castello, tutto quello che è tipicità, tutto un lavoro che stiamo facendo, avendo partecipato al progetto Borghi e Benesseri, perché è un progetto che mira non ad avere il contributo per gestirlo per una serata, ma mira a far crescere un territorio e fare in modo che si trova in sinergia con gli altri paesi e che crescono insieme, perché bisogna ragionare in tal senso. Ci siamo raccontati per anni che il turismo fosse solo un volano, fosse un'offerta, fosse una proposta. In realtà l'apertura, la riapertura, la ripartenza di questa struttura dimostra il contrario, dimostra che il turismo è un sistema di elementi che debbono convergere, debbono andare in un'unica direzione, soprattutto perché il turismo si fa guardando i numeri, le percentuali, le statistiche, i fatti, le opinioni fino a un certo punto, ma poi sono i fatti quelli che ci condannano alle scelte. Questa è la sintesi di una serie di scelte buone, perché coniuga ambiente, sostenibilità, turismo, un posto per famiglie, un posto per giovani, un posto per tutte le categorie. Quindi immagino questo, una perfetta fotografia di quello che è un dato che abbiamo da sempre rilevato. Più 28% turismo all'aria aperta, mi basti dire questo, più 28% turismo open air, più 10% gli holiday worker, quelli che vengono in vacanza a lavorare. Quale migliore posto per trascorrere qui non solo dei giorni, ma delle settimane, dei pernottamenti e soprattutto delle occasioni di incontro tra le varie comunità di tutta la provincia.